Barbara D'Urso perde le staffe in diretta, brusca interruzione pubblicitaria. A Domenica Live è successo il putiferio, la conduttrice furiosa contro Alessia Mancini chiama la pubblicità per sincerarsi di una delicata questione. Ieri, domenica 22 aprile, è andata in onda una nuova puntata del programma condotto da Cancelletto Barbara D'Urso Cancelletto Domenica Live. Come di consueto, una buona fetta della diretta viene dedicata agli accesi dibattiti in studio tra i vari concorrenti dei reality show, video virgola o di altre trasmissioni. Nella giornata di ieri lo scenario è stato quello dell'Isola dei Famosi. A distanza di circa una settimana dalla fine del reality incentrato sulla sopravvivenza, i vari ex naufraghi sono stati chiamati a commentare e raccontare tutta la loro esperienza sull'isola. Alessia Mancini crea malumori a Domenica Live. Ebbene, è stato proprio durante tale dibattito che è accaduto l'inverosimile. A generare sgomento è stata, ancora una volta, l'ex concorrente Cancelletto Alessia Mancini. L'ex letterina di passaparola ha dimostrato di avere un carattere alquanto particolare e spesso spigoloso che l'ha spinta, in più di un'occasione, a scontrarsi con gli altri naufraghi. In questa circostanza lo scontro diretto ha visto come protagoniste la Mancini, Cecilia Capriotti ed Elena Morali. Ma vediamo cosa ha fatto infuriare la padrona di casa. Il dibattito sembrava essere iniziato in modo molto tranquillo, se non fosse stato per il commento delle due antagoniste della Mancini che hanno accusato l'ex letterina di aver detto delle cose molto pesanti dietro le quinte in sala a trucco. Le due ragazze hanno affermato che Alessia si sarebbe impossessata di tutta l'area trucco e, dopo essere stata esortata a lasciare spazio anche a loro, avrebbe detto, "Io non sono qui come voi, non ho bisogno di tale visibilità e me ne voglio andare". Brusca interruzione pubblicitaria da parte della D'Urso. Nel frattempo è intervenuta anche Carina Cascella, opinionista fissa nei salotti di Barbara D'Urso, la quale ha detto di non essere riuscita a distinguere le parole di Alessia dietro le quinte, a differenza delle grida ed il caos che, invece, l'hanno fatta da padroni. Dal canto suo la Mancini ha provato a difendersi negando, ovviamente, quanto detto dalle due rivali. Notevolmente infastidita la padrona di casa ha chiesto che fosse mandata in onda la pubblicità per poter andare dietro le quinte a sincerarsi della vicenda e capire cosa fosse accaduto realmente. Al ritorno dalla brusca interruzione pubblicitaria la conduttrice era ancora visibilmente furiosa, video virgola ma ha cercato di deviare l'argomento, si è semplicemente limitata a dire, "Adesso non mi va più di parlare di ciò che ha detto Alessia, vi dico solo che so quali sono state le parole esatte". Con questo la D'Urso ha chiosato la questione mettendo a tacere tutti gli altri.